Cioè, se i ricercatori non ci sono, se non ci fa una ricerca seria sul territorio, perché va a fare il premio? Se parliamo di un glossario in media e in megricitatis, vuol dire che ci sono persone che leggono il greco e lo vanno a consultare temporalmente, perché se no altrimenti ce ne facciamo un glossario di media. Se non c'è silenzio in biblioteca, vuol dire che c'è un problema di educazione, al di là della competenza, cioè proprio prima di tutto l'educazione. Se non c'è, perché se io lavoro in biblioteca e vengo contatti e so che ci lavoro in biblioteca e quando passo mi sento pure che nessuno, la persona competente, questo non è un fatto di comunicazione. Se io ci lavoro in biblioteca, questo dico prima per dire che non vivo in biblioteca, perché quando faccio tutta la passerella, io disturbo tutti i ragazzi che stanno in biblioteca, ma ci vuole poco per arrivare a questo. Scusate, cosa succede? Questi sono problemi che vengono io oppure non esistono. E no, la cosa che mi diceva, l'educazione è qualcosa di molto complesso e ampio, quindi questo è un problema di educazione, se l'educazione è lavoro, l'educazione è fare il proprio lavoro, il problema poi del direttore che manca, io ho accennato, ho detto quattro cose, ma cioè noi abbiamo toccato problemi che vanno dal nostro impegno come associazione, che è giusto, perché siamo associazione impegnata, però poi vanno l'interlocutore che non c'è, che non ci può dare una risposta, è una situazione globale, cioè vanno poi a un livello di strutture. Voglio dire, ogni intervento dovrebbe, cioè si parlava di sinapsi, allora la sinapsi significa che se io faccio un passo ha un senso insieme col mio all'altro mio passo e col passo che fa l'altro. Quindi sembra che il discorso è questo, che ognuno fa quello che può e lo dobbiamo applaudire perché comunque è il suo sforzo. Ognuno fa quello che può, lo applaudiamo, è giusto. Non c'è un interlocutore istituzionale il quale fa quello che vuole e questo è il messaggio, perché abbiamo toccato, cioè, un'ampiezza di tematiche che a quello che dicevi, che cosa abbiamo lavorato stasera, nel senso che non è che si incassano l'uno e l'altro, oppure parliamo solo di ricerca e allora parliamo solo di ricerca e va benissimo, perché poi io che ho seguito le altre giornate mi collego ai discorsi che sono stati fatti, cioè se mi serve di aver assistito a uno scollamento totale di tutto, cioè in questi tre giorni io riassumo uno scollamento totale, scollamento delle persone, scollamento della società, scollamento del perché, cioè facendosi a parte di a Castel del Monte, perché c'è una fama, perché non mi dovrebbero piacere le favole? Però sono favole, non mi bisognerei mai di copie come storia, allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va se io ho bisogno che la favola sostituisca la storia, e se io storico mi devo incazzare per dire ma che cosa state dicendo? C'è qualcosa che non va e di cui siamo tutti responsabili, cioè, e anche quello di stasera c'è qualcosa che non va, perché noi parliamo da una cultura profondissima che non è da tutti, non può essere da tutti, cioè è così, cioè, il greco non lo possiamo conoscere tutti, ma è giusto che ci sia, cioè non è che dici ma siccome non lo possiamo conoscere tutti allora tutti abbiamo l'immondizia, allora non ne usiamo, e no, non è possibile, però poi abbiamo un problema che si può validare cioè non lo so, io ho avvertito in queste giornate uno scolamento totale del personale e societario, scusate, e va bene. Lo storico un po' che si attiva per queste cose, quello che le utilizza.
utilizza maggiormente questi fondi, anzi sarebbe anche interessante perché no, però poi così per pensare che pensano che sono che all'interno della biblioteca di Barletta, ecco, tutte quelle persone che vogliono utilizzare questi strumenti, queste cose, proprio per riferirli alla provocazione che ha fatto lui dello scollamento, in questo ci sono le figure che si sono formate, che non vanno soltanto in ricerca storica, io insegno che non faccio ricerca storica, ho da un po' di tempo abbandonato per fare, parlo per chi, un evito che fanno ricerca storica, che la sanno comunicare, ma che sanno comunicare anche come si utilizzano questi strumenti, che sono importantissimi. E penso davvero che se noi stiamo cercando di comunicare con la società, voi barlettani, io quando parlo di difesa cerco di allargare il discorso al territorio in maniera molto più vasto e quindi andare anche oltre la presenza dell'armi oggi era questo. E perché ci sono anche delle figure intermedie importantissime che secondo me dobbiamo cominciare davvero a raccontare, che sono quelle figure che fanno da anelli di congiunzione tra questi strumenti, tra questo patrimonio e il grande pubblico, un po' come quello che ha fatto Vittorio. Vittorio sapeva, conosceva bene il territorio, conosceva bene questi strumenti e quindi quando è stata presentata l'elenco dei libri, dico perché c'ero, al professor Vicino, come di Barletta, così va bene, questi sono quelli che lui ha detto di no, anche in Francia, gli ha toccato con mano queste cose, ha visto, cosa c'è la cosa, quindi non c'è soltanto un patrimonio, ecco, io voglio vedere in positivo le cose, non c'è soltanto un patrimonio fatto di librario, di strutture, ma c'è anche un patrimonio umano che secondo me questo territorio dovrebbe cominciare a tenere da prendere fortemente in considerazione. Perché il patrimonio umano è quello che potrebbe davvero ricreare, ricucire la società, è quello che davvero potrebbe